Di video sullo Xiaomi 14 ce ne sono già tanti in rete, e però nessuno è come questo. Nessuno è come il mio, impuntato prevalentemente sulla sfera gaming, e cioè avete un telefono che è altro che flagship killer, che è il vero flagship di dimensioni compatte. È un all in one, ci potete fare mille cose, e cosa ci fate quindi? Beh, questo vedete, questo è il PS Remote Play Gran Turismo 7 su questo splendido schermo della TCL LPTO AMOLED 1,5K con altro che Portal. Vedete con Gran Turismo 7. Oh. Perché d'altronde, se abbiamo detto che questi dispositivi, questi device sono anche device, diciamo, per il gaming, allora cerchiamo di vedere anche come si comportano. Ovviamente questo è solo una prova dello schermo e del backbone controller che vedete, perché io sto usando il remote play della mia PlayStation 5, però qua già potete vedere uno dei falsi miti di questo telefono. Leggende metropolitane dicevano che questo schermo aveva colori slavati. Ditemi voi se questi colori sono slavati. Probabilmente non li hanno impostati. Questo è uno schermo TCL. TCL insieme a Samsung produce i migliori pannelli. Comunque, per adesso basta Remote Play e vediamo un po' di considerazioni. Ciao a tutti amici, sono Giso e siete su Giso's Play. Vi ho fatto vedere finora il cosiddetto flagship killer di quest'anno, il Poco F6, secondo me di quest'anno. E ovviamente avete visto anche una prova di un gaming phone come il Redmi, scusatemi, il Red Magic 9 Pro, che però è migliorato un pochino, ma che ha una serie di lacune. Quindi Red Magic ottimo più o meno per giocare, ma con delle lacune grosse in tutti gli altri segmenti. Flagship killer, Poco F6 o anche il Poco X6 Pro, che avete visto, se volete risparmiare e spendere meno di 300 euro, non c'è di meglio. Ma se voleste giocare e basta, e avere anche un telefono che sia senza compromessi di alcun tipo, allora cosa dovreste comprare? Esiste un all-in-one? Può essere che questo all-in-one sia lo Xiaomi 14? Io credo di sì. Perché faccio questa prova adesso? Faccio questa prova adesso perché quando è uscito, con i prezzi sovrapprezzati eccessivamente, a 1000 euro non ve l'avrei consigliato. Col prezzo attuale, che vedremo dopo, invece secondo me diventa un ottimo all in one. Va bene, dai, allora facciamo così. Adesso ce lo vediamo meglio, lo vediamo anche, facciamo una cosa decostruita rispetto al solito. Quindi proseguiamo con il gaming. E poi ci vediamo il telefono in quanto tale, ma tutto questo dopo la sigla. Riprendiamo con la nostra prova gaming, con se prima non era importante il SOC,
è uno Snapdragon 8 Gen 3, quello vero, quello potente, non l'8S, quindi il vero top di gamma. Questa volta ci troviamo a emulare la Switch. Vedete? E ovviamente ho cominciato con qualcosa di molto complicato da emulare, cioè Zelda Tears of the Kingdom. Sto usando i driver Mesa, i FreeDraenor Turnip del 1º maggio, che al momento, guardate quanto cazzo è bello questo gioco, c'ha qualche piccolo glitch, ma direi che funziona una bellezza. Ecco, vedete? Il gioco più pesante della Nintendo Switch riesce a girare in maniera abbastanza buona. Questo perché con questo smartphone come gaming device non ci limiteremo soltanto ad avere un telefono che fa gli sfracelli nei benchmark, ma sarà ottimo in ogni situazione. Ho tolto anche l'overlay, guardate che bello questo schermo, guardate i colori. Come tiene bene i colori. Ecco, proviamo un altro gioco della mia collezione. Ragazzi, questo gioco e questo video, come sempre, non vuole in nessun modo giustificare la pirateria, ma semplicemente, lo sapete, di Switch ne ho 3, di PS Vita ne ho 9. Ma diciamo che se la mattina voglio andare al lavoro e mi porto semplicemente il cellulare nella tasca e in questo modo posso, magari c'ho un pad Bluetooth in ufficio e nella pausa pranzo. Semplicemente con questo telefono, schermo di dimensioni 6,4 pollici, è un compatto molto simile al Galaxy S24 o all'S23 liscio come dimensioni. Dopo vedremo anche i benchmark, eh? Saranno inferiori a quelli ad esempio di altri telefoni come il Red Magic 9 Pro, però vi ripeto, è nelle prestazioni di tutti i giorni che questo telefono risulta essere secondo me un all-in-one. Ho cominciato proprio dal gaming perché voglio farvi vedere come gira bene. Ai. Va bene, e questo è quanto riguarda la Switch. Altri emulatori interessanti. La PlayStation Vita. La PlayStation Vita è qualche cosa di fantastico. Andiamo a vedere Mortal Kombat. L'overlay dovrebbe andarsene tra un po'. L'8 Gen 3, dopo vari problemi di compatibilità, da quando è diventato ufficialmente compatibile con i driver Mesa Turnip e FreeDraenor Turnip, ha cominciato a mostrare tutto il suo vero potenziale anche con l'emulazione, per cui sostanzialmente
si comporta meglio di altri device. Questo vuol dire, ad esempio, che il Poco F6 sia da buttare? No, assolutamente no. Ma diciamo che il Poco F6 al momento non riesce ancora a sfruttare tutto il suo potenziale, come fa questo telefono nell'ambito gaming e nello specifico dell'emulazione. È probabile che tra un mese o due sarà così, però quando ti devo far vedere come vanno le cose, devo farvele vedere bene. Tra l'altro, questo telefono in questa configurazione ha 12 giga di RAM e 512 giga di storage UFS 4.0, come il Poco d'altronde, e questo lo rende assolutamente perfetto addirittura per l'emulazione di giochi di Windows tramite l'emulatore Winlator e tramite gli altri emulatori. Winlator è da poco uscita la versione 7.1, io vi dico la verità, lo sto ancora studiando, per cui ci farò un video a riguardo quando sarò un po' più sicuro di me, ma vi devo dire che, insomma, guardate che spettacolo è avere la possibilità di sfruttare anche il parco titoli emulati da Vita 3K come emulatore della PlayStation Vita. Allora, chiudiamo tutto. Vediamo un attimino se... Non ricordo se per questo gioco ho settato questo controller. Nel caso specifico in cui fosse no, allora useremo i tasti. Ma voglio farvi vedere come gira. Ah, lo riconosce bene. Ovviamente abbiamo messo la risoluzione a 1080p. Anche questa versione di Dolphin sfrutta i driver FreeDynamo Saturnip, altrimenti col cavolo che riusciva a girare in questo modo. Ho messo l'HAC 16 noni, guardate che spettacolo questo gioco a 20 anni, ma davvero sembra meraviglioso. Ok, e vediamo anche un gioco della Wii. Vediamo anche in questo caso se lo riconosce o se devo usare i controlli sullo schermo. Devo dire che questo Xiaomi 14 e il Backbone sono diventati compagni inseparabili.
Dopodiché magari vediamo giusto un'occhiata al 3DS, che è un'altra console che mi chiedete tanti, e poi vediamo il telefono in sé per sé, in modo che così poi non mi accusate di fare video troppo lunghi, nel senso che finita la parte, diciamo, gaming e di emulazione, chi vuole può magari stoppare la visione del video, e magari chi invece vuole vedere il telefono per le sue doti telefoniche può prendere la visione da quando, bene, quindi anche la Wii, come vedete, è emulata alla perfezione. Andiamo a vedere il nostro simpatico 3DS con Lemonade e scegliamo qualche cosa. Ormai sapete che amo giochi di corsa e picchiaduro, quindi vediamo come va Dead or Alive Dimensions. Abbiamo impostato anche qui i driver messi a turnip. All'inizio purtroppo deve caricare gli asset grafici e quindi all'inizio tenderà sempre un po' a scattare. Dovevo mettere il non disturbare. Poi dopodiché diventa una bestia. Guardate che spettacolo la 3DS. Con questi parametri grafici è vista a 1080p. Va bene, va bene, va bene. Andiamo veloci. Tanto avete visto che c'è anche la PSP, ovviamente. È ancora più facile per lei andare ad emulare, che ne so. Ma vediamo altra. Dai, vediamo altra. Tenete presente che la PSP è emulata anche ormai dalla chiavetta Amazon Fire Stick, per cui per uno Snapdragon 8 Gen 3 è un bicchiere d'acqua, però vediamolo che è sempre bello e divertente. Ho visto dei video su cui devo capire meglio come funziona e devo eventualmente reperirmi il file exe, ma ho visto addirittura lo Snapdragon 8 Gen 2 riuscire a far girare GTA 5 in maniera fluida in versione PC Windows, quindi credo che accaparrarsi una bestia del genere, adesso che i prezzi sono vantaggiosi, sia veramente una cosa utile, perché il progresso degli emulatori Windows è qualcosa di impressionante.
Va bene. La parte gaming finisce qui, per cui poi se volete passate magari alle considerazioni finali e adesso proseguiamo, invece lo stacchiamo dal nostro pad e vediamo come va il telefono. Vi evito l'unboxing, anche se vedendo quanto è bella grossa questa confezione. Ok, vedete, è chiaro che dentro c'è anche il cavo e c'è anche il caricatore a 90 watt, quindi carica in maniera rapidissima. Xiaomi ci fornisce anche una simpatica cover scura, molto bella. Questo telefono è un mattoncino, assomiglia molto ad iPhone, soprattutto se con la HyperOS vorrete andare a diciamo tenere non il cassetto delle applicazioni, ma le applicazioni stile EMUI, la vecchia interfaccia di Huawei che era copiata da iOS. Quindi insomma, e poi soprattutto vedete questi bordi così, è assolutamente simile a un iPhone. È molto grossa, dietro si vede questo blocco fotocamere in collaborazione con Leica o Leica, la casa fotografica. Sono tre le fotocamere e poi c'è anche il flash con un'ottica principale da 50 megapixel. Poi c'è una lente zoom che fa uno zoom ottico fino a 3,2x. C'è una lente anche che è invece per i campi larghi e poi appunto il flash. Oltre a le lenti di Leica, è interessante che vi è un software per migliorare le fotografie. Sono dei veri e propri filtri che potete vedere nella fotocamera, poi li vedremo dopo, e che quindi servono a migliorare. Questo è vetro, quindi materiali nobili, per cui se con il nostro Poco, a cui adesso tolgo la coverina se ci riesco, rinunciavamo al materiale nobile ed era una back di plastica, anche se in realtà è molto bella, qua abbiamo il vetro. Se la cover, anzi se diciamo tutta la parte laterale era in plastica, il frame, questo frame è in metallo, per cui sono materiali nobilissimi. Se a questo, il Poco F6, mancava la eSIM, questo telefono supporta la eSIM, che può essere utile se viaggiate all'estero e che quindi può esservi molto utile un operatore virtuale estero, se avete intenzione quindi di viaggiare parecchio. Altra cosa, se a questo telefono mancava l'uscita video e dovevate utilizzare il Miracast con i propri LED, in questo caso a questo telefono invece non manca l'uscita video, per cui potete semplicemente collegarlo a un monitor o una TV per sfruttare la componente gaming che avete visto prima. Ed infine, se a questo Poco F6 mancava la ricarica wireless, a questo è presente, seppure a velocità dimezzata, esiste la possibilità di avere una ricarica wireless. Ok? Quindi Android 14 con HyperOS, andiamo a vedere DevCheck cosa ci dice. Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nanometri, GPU Adreno 750, lo schermo a 457 ppi con densità schermo, quindi sono numeri altissimi. La risoluzione è 2670x1200, è un 1,5K con un refresh rate a 120 Hz LPTO.
Oltretutto supporta Dolby Vision HDR Hybrid low gamma HDR 10 Plus, 12 GB di RAM, 512 GB UFS 4.0. Come sistema Android 14 con le patch di maggio. Devo dire che non sono aggiornamenti puntuali come quelli di Samsung, ma sta lavorando bene la Xiaomi. La batteria è di 4610 mAh. Polimeri di litio, lo stato di salute, beh, me lo dice che è buono, ma sto telefono è nuovo, per cui mi dice addirittura che gli mancano 8 ore e 57. Benissimo. È connesso via Wi-Fi. Andiamo a vedere questo schermo, anzi andiamo prima a vedere, già che ci siamo, per tutti quelli che sono malati come me, andiamo a vedere quanto fa di benchmark. Benissimo, vedete? 1.906.365, dove c'ha uno strepitoso 765.000 quasi di GPU, che spacca tutto. Tra l'altro, se vedete anche i giochi che avete visto prima, io non ho messo la super velocità, la modalità prestazioni. Questo perché è un telefono così potente che voi potete giocarci e preservare la batteria. Perché questo telefono ve lo consiglio non solo come gaming phone, ma anche come all in one per farci la vostra giornata. Perché questo telefono adesso non si vede, magari provo a staccare il wifi, vediamo se si vede. No, adesso nell'antro qua del dottor Manhattan prende in 4G Plus, ma questo telefono riesce a prendere in 5G ed è velocissimo, ha una ricezione strepitosa. Andiamo a vedere gli altri benchmark. 1409 di Still Nomad Light, 7186 di Solar Bay, 4458 di Wildlife Extreme. Tutti gli altri sono maxed out. E andiamo a vedere anche Geekbench se c'è qualcosa. Come CPU abbiamo un 1688 in single core, 6360 in multicore. GPU invece abbiamo uno score di 13828. Sono valori indubbiamente interessanti, anche se inferiori rispetto a quelli del Red Magic 9 Pro. Perché? Perché questo era esclusivamente un gaming phone, ok? Per cui se vedete c'è questa, vi faccio vedere, va. Allora, il vero problema non è manco la fotocamera, il vero problema è che, ad esempio, per mettere la fotocamera nascosta sotto al vetro, se io provo a farmi una foto, guardate quanto cazzo è brutto, ma soprattutto se io provo a scattarlo questo selfie. Vediamo, ci sta. Guardate cosa ne viene fuori, è qualcosa dove non si vedono neanche i contorni. Per cui, per quanto riguarda l'usabilità di tutti i giorni e anche per fare due foto, questo telefono non è buono neanche per il brodo. Ma aveva tante cose, come addirittura una ventola per raffreddare, vedete qua c'è anche i buchi da reazione, aveva anche i tasti virtuali per quelli che si divertono a utilizzarli. E però nei benchmark di AnTuTu vi posso far vedere che arrivava a superare i 2 milioni e addirittura aveva 900.000 e passa di GPU.
Ma il punto è che abbiamo già parlato di questo telefono in quanto gaming. Oggi invece vi volevo parlare di questo in quanto all in one, in quanto è molto buono per tutto. Andiamo a vedere anche come. Monitoraggio dei consumi è stato appena inviato tramite SMS. Buona giornata. Ok, andiamo anche a vedere un attimino questo schermo. Alziamo il volume al massimo. Il telefono è. Vedere anche l'angolo di visuale, guardate i neri assoluti. E va bene. E infine dedichiamo un attimo, prima delle considerazioni finali, un'occhiata alla fotocamera, perché queste sono un valore aggiunto, anche se dobbiamo fare una tiratina di orecchie a Xiaomi. Ecco, guardate, allora abbiamo. Nella fotocamera principale ci sono varie opzioni. C'è praticamente lo zoom a 2x, lo zoom a 3,2x perché c'è la telecamera. Sostanzialmente questo è il comparto fotocamere dello Xiaomi 14 Ultra, solo che la camera principale è una 50 megapixel che non ha l'apertura focale variabile, ma per il resto riesce a fare tutto quello che fa anche il suo fratello maggiore. Ok? Allarghiamo un po'. Ok. Una piccola tiratina di orecchie, perché? Perché a Xiaomi, se volete migliorare e utilizzare gli algoritmi di Leica, dovete premere qui, vedete, impostata di base su normale. Poi a fianco avete Leica Vivid, guardate anche il cambio, come migliora la foto. E Leica Natural, anche questa sarebbe stato ideale se mi avesse lasciato la foto così. Vedete? Quindi sono dei filtri che migliorano la qualità dell'immagine. Andiamo a fare una bella foto al nostro. Zoomiamo. E andiamo a vedere come è venuta la nostra insegna del Cocktail and Dreams. Vedete? Sono delle foto comunque molto belle. Andiamo a vedere anche la camera per i selfie. Mi sono lamentato della camera di Red Magic 9S, però vediamo questo. E vedete anche in questo caso almeno si vede il mio volto, non che sia tutta sta bellezza, ma comunque viene un selfie decente. Sono, secondo me, a livello fotografico ancora leggermente sotto i Samsung, però sono delle scelte comunque interessanti e soprattutto se volete un telefono perché poi il punto qual è? Questo telefono è uscito al prezzo di
Anzi, no, ne parliamo nelle considerazioni finali, dai, ci siamo quasi. Eccoci, spero che siano tornati tutti, anche quelli appassionati alle considerazioni gaming. Questo è il nostro telefono, un telefono vituperato da tanti. Ho sentito che aveva una batteria di merda, ho sentito che aveva lo schermo dai colori slavati, e invece sono solo colori naturali, ma soprattutto dobbiamo tirare un po' le orecchie a Xiaomi, ma nelle impostazioni, dove dice display e luminosità, vedete? Ci sono anche le combinazioni dei colori. Le combinazioni dei colori sono impostate su colore originale Pro e questo rende un po' più slavatino i colori, ma basta andare su vivido e i colori diventano molto più accesi per chi piacciono. Poi è stato detto che la camera faceva vapore e io l'ho messa anche sotto la doccia, non vi nascondo, sinceramente delle foto fantastiche. Allora, cerchiamo di fare il punto e perché ve ne parlo adesso? Perché quando è uscito 3 mesi fa circa, non solo c'erano problemi di giovinezza relativi alla mancanza dei driver Saturn e per tutto il resto, ma costava 999 euro nella versione 256 e credo quasi 1100 nella versione 512, se ben ricordo. Se anche fossero 1000 euro per la versione da 512, rimane un prezzo un po' eccessivo. Secondo me. Ma adesso lo street price di questo telefono è di 650 euro. Si trova a 650 euro, è il suo prezzo. E a questo prezzo voi vi portate a casa un telefono a cui veramente non manca nulla. Forse solo la modalità desktop su cui Xiaomi sta lavorando, non sappiamo quando sarà pronto. Al momento è disponibile solo sui loro tablet, però comunque per quello che può servire o meno c'è l'uscita video anche con il cavo, con l'USB-C, per cui direi che c'è davvero di tutto. Allora, questo significa che il poco fa schifo? No, assolutamente. Però credo che questa soglia di prezzo abbia trovato un nuovo best buy. Nello specifico, quindi, visti anche i prezzi su eBay che sono rimasti stabili, se avete sotto i 300, io continuo a consigliarvi il Poco X6 Pro, una bomba. Se volete spendere massimo 3,50, io vi consiglio caldamente questo Poco F6. Se però avete 650 euro da spendere, abbiamo due top. Questo che potete trovare italiano su eBay Xiaomi 14 e in alternativa su Trading Shenzhen c'è il OnePlus 12. Se volete lo schermo più grande, questo sono 6.4, il OnePlus 12 è a 6.8 pollici. Questo sta un po' meglio in tasca. Se lo volete più grande, lo volete più grande. Se invece volete, tra l'altro è la versione cinese, ma potete far mettere OxygenOS, c'è l'italiano, funziona Android Auto, pare avere qualche problema solo con le SIM. Io però vi dico sinceramente, 650 euro, vista anche la garanzia, io mi prenderei questo, garanzia Italia, è questo che vi sto consigliando. In seconda battuta però potete puntare anche su quello. Volete poi il telefono, secondo me, migliore di tutti e non avete budget? Allora a quel punto puntate sul Galaxy S24 Ultra, il cui prezzo è sceso a 1000 euro circa e che vi dà in più la copertura con il Gorilla Glass Armor antiriflesso, per cui vedete anche questo minimo di riflesso della luce non ce l'avreste. Il pennino, lo schermo da 6.8 pollici e la modalità desktop di Samsung. Se siete persone che volete anche insomma utilizzarlo per la produttività, va
magari quello è proprio il top del top. Per il video di oggi penso che sia tutto, se il video vi è piaciuto spaccate il tasto di mi piace, se non siete iscritti iscrivetevi, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Va bene? Ah, riguardo la batteria scarsa e tutte le altre minchiate che ho sentito su questo telefono, vi ho lasciato qualche screenshot di giornate anche stress dove il telefono si è fatto 6 ore di schermo acceso, per cui anche riguardo la batteria, con lo schermo più piccolo va più che bene. Sono contento di avere trattato l'approccio assolutamente gaming di questo telefono. Spero che il video vi sia piaciuto. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao belli!